Eccoci ritrovati insieme per parlare di un argomento importante. Sarà in collegamento con noi per farlo l'avvocata e criminologa Antonietta Clemente, direttrice di lavori in corso. Con lei parleremo di bambini invisibili, figli di genitori detenuti, la lettura che cura. Questo è il titolo esteso dell'evento che avrà luogo giovedì 4 settembre alle ore 19 presso il Circolo Unione di Lucera, come state vedendo dalla grafica a supporto dell'evento. L'avvocata Antonietta Clemente modererà questo incontro al quale saranno presenti Giovanni Gifuni, Floriana Conte, Rossella Caso, che come potete leggere, insomma, hanno titoli ed esperienza per poter discutere di questo tema così importante. Io vedo nel maxi schermo l'avvocata Antonietta Clemente, quindi la saluto e la ringrazio per essere con noi stamattina. Buongiorno, avvocato. Buongiorno Tony, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti i telespettatori. Bentrovata, grazie per la disponibilità, per il tempo che ci dedicherai stamattina. E io prima ancora di andare a fare un focus sull'evento di giovedì 4 settembre, ti chiederei qualche info su l'APS Lavori in corso, di cui sei direttrice. Di cosa vi occupate? Allora, Tony. Lavori in corso è un'associazione che nasce nel 2006 a Lucera, in provincia di Foggia, e lo slogan di Lavori in corso è Progettiamo vite libere per chi vive l'esperienza del carcere ma desidera qualcosa di diverso, un futuro diverso per sé e per la propria famiglia. Lavori in corso si occupa di accompagnare le famiglie che vengono colpite dalla detenzione e in particolar modo di sostenere i bambini figli di genitori condannati o detenuti. E lo facciamo con una serie di attività che partono dalla casa circondariale di Foggia, dove abbiamo uno spazio di accompagnamento, di accoglienza di questi bambini che vanno in visita alla mamma o al papà detenuti e che sostano lì per circa un'ora e mezza, 2 ore prima di poter incontrare la mamma o il papà. E lì riescono a trovare delle persone, degli operatori altamente qualificati che svolgono, realizzano delle attività di arte terapia, di psicoterapia, in maniera tale che questo momento tanto difficile, tanto complicato per i bambini possa essere in qualche maniera filtrato da questo accompagnamento. E poi questi bambini fanno il colloquio con la mamma o col papà che dura circa un'ora e mezza, 2 ore. Quando escono, trovano nuovamente in questo spazio i nostri operatori che aiutano i bambini a decantare l'esperienza vissuta. E quindi diciamo questo rappresenta il cuore delle nostre attività. Questi bambini vengono accompagnati non solo in carcere, ma anche sul territorio, per cui realizziamo anche dei progetti in collaborazione con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, che per i non addetti ai lavori è l'ufficio che si occupa delle persone che espiano la pena sul territorio, quindi che stanno ai domiciliari piuttosto che in affidamento ai servizi sociali. Per cui questi bambini trovano i nostri operatori e svolgono insieme a loro delle attività sul territorio o anche presso le loro abitazioni, per cui riescono veramente a vivere dei momenti importanti non solo con gli operatori, ma insieme ai loro genitori, per cui riescono a realizzare magari dei momenti di lettura e poi magari Tony parleremo in maniera più dettagliata della lettura e di quanto sia importante per noi e quindi a Ass vivere dei assolutamente momenti sì. speciali con i genitori a cui non sono abituati. Intanto stavamo vedendo anche il sito ufficiale di Lavori in corso, è davvero importante quello che fate e tu lo stavi spiegando molto bene, per cui non voglio interromperti.
No, Tony, anzi ti ringrazio per questa cosa, perché per noi il sito internet è un punto di riferimento. Quindi il nostro sito è lavori-incorso.it, per cui insomma se qualcuno volesse approfondire quello che facciamo può andare sul sito. E abbiamo anche i nostri canali social dove potete trovarci con Progettiamo Vite Libere. Quindi riprendendo un po' il filo del discorso. Questo per quanto riguarda i bambini, che rappresentano il cuore delle nostre progettualità, perché crediamo che tutti i bambini abbiano il diritto a vivere in maniera serena, libera, felice, ad avere la giusta educazione, e ce lo dice la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che noi seguiamo. Accanto a loro, per tutelare loro, realizziamo anche dei progetti dedicati ai loro genitori. Per cui lo facciamo ormai dal 2010 nelle carceri, dei progetti di accompagnamento alla genitorialità. Per cui accompagnamento alla genitorialità per i papà, ma anche per le mamme detenute. Quindi questo è per sommi capi quello che sono le nostre linee guida di progettazione. Quali sono gli strumenti che noi utilizziamo? La bellezza. Noi ci piace dire che lo strumento principale per noi è la bellezza, l'arte, la cultura, perché tutti dovrebbero essere esposti a delle radiazioni di bellezza. Quindi vivere in spazi belli, in spazi curati, perché anche lo spazio influenza ciò che siamo. Per cui, sin dal subito, il nostro obiettivo è stato anche sistemare i luoghi, attraversati da questi bambini e da queste famiglie. E, per esempio, nella casa circondariale di Foggia, questo spazio di accoglienza che noi vi dicevamo, chiamiamo oggi spazio giallo, era un semplice corridoio dove si accalcavano 60-70 persone tutte insieme. Noi abbiamo prima pensato di risistemare quello spazio e poi, grazie al sostegno di un'altra associazione che è Bambini Senza Sbarre di Milano, con cui siamo in rete nazionale, abbiamo costruito una casetta apposta per questi bambini che finalmente riesce ad accoglierli in maniera adeguata. E gli abbiamo messo una scritta molto grande, soprattutto per le mamme, dove diciamo che bisogna prendersi cura degli spazi che abitiamo, delle persone che ci circondano e infine prenderci cura di noi stessi. Perché purtroppo queste sono famiglie, non abituate. Non educate alla cura, Eh sì, alla cura lo credo del. bene. Lo credo bene e a maggior ragione il lavoro che fate è davvero prezioso ed importante. Sono andato tra l'altro a sbirciare la pagina Instagram come vedevo anche che stava facendo la regia. Davvero complimenti per la quantità e la qualità di lavoro che fate in favore soprattutto ecco, dei bambini che come dicevamo sono vittime innocenti sostanzialmente delle situazioni in cui si trovano e complimenti a voi, non solo per l'energia, la passione e l'impegno che traspare dalla tua testimonianza, Antonietta, ma anche perché sappiamo bene come il lavoro, dell'avvocato, sia particolarmente, stressante, impegnativo, a volte forse anche asfissiante, eppure voi trovate il tempo e il modo per dedicarvi agli altri, in questo caso ai bambini dei figli detenuti, facendo un servizio straordinariamente importante. Come fate a trovare il tempo che serve per dedicarvi a loro? Allora, Tony, grazie per questi complimenti. Io ti dico questo, che in realtà, e questo è un messaggio che lancio anche a chi ci ascolta, quando si realizzano queste attività, che siano sotto forma di volontario, di volontariato, che sia sotto forma proprio di operatori, quindi retribuiti, sono dei lavori che piuttosto che depauperarti, quindi privarti di energia, ti riempiono di energia. Perché ti danno la possibilità di vedere realmente che magari in luoghi oscuri, in relazioni interrotte, tu riesci a costruire qualcosa che prima non c'era, qualcosa di nuovo. E quindi in realtà è un privilegio poter lavorare su questo. E voglio aggiungere, perché insomma, magari Tele Padre Pio è seguita anche da molte famiglie, questa associazione è stata fondata nel 2006 da me e mio marito, che è il presidente dell'associazione, e quindi per noi rappresenta un figlio.
ed è uno strumento anche di unione familiare, perché quando si lavora insieme su una progettualità, questo è fonte di arricchimento anche per la propria famiglia. Quindi noi cerchiamo di aiutare le famiglie degli altri, ma in realtà questo aiuto ci ritorna centuplicato, come dice Gesù nel Vangelo. Per cui tutto ciò che viene donato poi ti ritorna 100 volte tanto. Quindi, insomma, siamo noi a dover ringraziare queste persone che incontriamo sul nostro cammino. Direi che non potevamo chiudere meglio questa chiacchierata stamattina con l'invito a quanti ci seguono, in maniera particolare, ecco, a chi è nelle vicinanze di Lucera o di Lucera, a partecipare all'incontro di giovedì 4 settembre alle ore 19 presso il Circolo Unione per questo dibattito, questa tavola rotonda su appunto i temi di cui abbiamo parlato con l'avvocata Antonietta Clemente. Antonietta, che dire, davvero grazie per essere stata con noi stamattina. Cercherò di fare il possibile per esserci perché ci hai davvero coinvolto con il tuo racconto. Tony, io voglio ringraziarti di vero cuore da parte dell'associazione per questa possibilità di divulgazione, di narrazione e ti ringrazio anche da parte degli oltre 350 bambini che accogliamo nello Spazio Giallo. Quindi grazie a te e grazie a quanti vorranno accompagnarci in questo percorso. E io sono certo che saremo in tanti, per cui l'augurio di un buon lavoro a tutti quanti voi, carissima Antonietta, e arrivederci e a risentirci a presto. Alla prossima, ciao Tony.